Abbiamo deciso di puntare su un parco letterario, primo perché è il primo in Puglia, poi perché è un valore aggiunto su tante cose per noi che già stiamo lavorando tanto sul turismo e tanto abbiamo fatto fino ad ora, Bovino in primis da vent'anni a questa parte. Un parco letterario intitolato a Maria Teresa di Lascia per omaggiare quali dell'ascito culturale di una figlia dei Monti Dauni che a quei territori ha portato in dote anche un premio Strega nel 95. L'iniziativa è nata dall'azione dei comuni dell'Unione, la delibera di giunta è del maggio scorso, ma nelle scorse ore è stato siglato il disciplinare con le linee guida per la costituzione della struttura alla presenza della delegata di giunta regionale Grazia Di Bari, Accadia, Anzano, Bovino, Candela, Deliceto, Monte Leone, Orsara, Panni, Rocchetta, Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia insieme per onorare la memoria di una scrittrice, appunto, ma anche per un'idea di turismo che non sia soltanto quello del mare. Attraverso la cultura si può sicuramente veicolare la riscoperta dei nostri territori, quindi dare proprio una risposta chiara a quello che sarà poi la possibilità di non essere più comuni marginali, ma entrare a far parte attraverso questo turismo intelligente di persone che conoscono bene la cultura e vogliono riscoprire i luoghi dove diciamo questi autori, questi scrittori hanno vissuto. Ecco, questo è l'intento del parco.